Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dedicata ai retromanuali, in particolar modo retromanuali di Pascal per Amiga e per Atari. Dunque, chi non ha mai avuto problemi a far, diciamo, girare il Pascal sono stati gli utenti, erano gli utenti per Atari ST, eccola qui con il manuale Personal Pascal for the Atari ST. Ora c'è da dire che praticamente gli utenti dell'Atari ST in Italia non furono poi tantissimi perché i computer della linea Atari ST furono percepiti più come dei beni strumentali, avendoci, diciamo, le prese MIDI di serie e quindi furono acquistati in massa dai musicisti. Inoltre, obiettivamente, la linea degli Atari ST sono sempre stati piuttosto costosi. E un altro utenti che invece non ebbero mai nessun problema, diciamo, a far girare il Pascal furono gli utenti Amiga. Prima gli utenti Amiga 1000, che comunque la macchina costava tantissimo, e poi successivamente dal 1988 l'Amiga 500, e quindi con l'MCC Pascal, con l'Amiga praticamente quanto con l'Atari ST c'erano compilatori di ogni sorta. Quindi Basic compilato, Pascal compilato, Fortran compilato, Lisp compilato e tutto quello che vi pare, ecco, c'erano praticamente. Questo è il manuale MCC Pascal che andremo a vedere, darci un'occhiatina. E questo invece è il manuale dell'Atari ST Personal Pascal. Anche qui ci daremo un'occhiatina. Allora, questo manuale Personal Pascal sono 544 pagine. Quello invece dell'Amiga MCC Pascal sono circa 101 pagine. Non guarderemo tutte le 101 pagine, tantomeno guarderemo le 544 pagine del Personal Pascal, ma ci limiteremo a guardare soltanto l'indice e a vedere un po' com'era sostanzialmente la sintassi per vedere se c'erano delle differenze oppure no. Personal Pascal, ok, vogliamo direttamente all'indice. Abbiamo il capitolo 1, c'è l'introduzione, come iniziare, il manager del Pascal, quindi l'ambiente, è un ambiente a finestre. Poi c'era l'editor. E poi cosa c'era? C'era, eccolo qui, il compilatore, il linker, tutta la parte legata al linguaggio, quindi del Pascal, che mi ha spiegato per filo e per intero, diciamo, le relative sintassi, costanti, labels e quant'altro, diagramma, blocchi e via dicendo, le funzioni, i tipi, poi c'era chiaramente la gem library. Perché questo veniva dato con un paio di dischi, veniva installato e poi ovviamente conteneva, diciamo, le librerie del sistema operativo GemDOS e poi una serie di indici, poi l'appendice e via dicendo. Ora, quello che a noi ci interessa e che si nota Eccole subito qui le istruzioni del Pascal per l'Atari ST, quindi le parole chiave utilizzate dal Pascal e quindi tutte le funzioni e tutta la relativa, diciamo, istruzioni. AND BIOS CONST DOWN TO EXIT FOR GEMDOS IN MOD MORE PROCEDURE REPEAT TO VAR XBIOS WHILE TYPE SET PROGRAM OTHERWISE NOT LABEL GOT OF FOR EXTERNAL ELSE DVC ARRAY BEGIN CASE DO END FILE FUNCTION IF LOOP OFF PACKET RECORD THEN UNTIL WITH. Ci sono tutte, qui praticamente ci sono tutte le istruzioni, era un Pascal completo, non gli mancava nulla, assolutamente nulla. Ma giustamente è giusto che fosse anche così, dato che questa roba viaggiava su un computer da paura. All'epoca l'Atari ST era un bel computer, costava un botto e era un microprocessore a 24 bit, di conseguenza non è che ci si potesse aspettare di trovarsi un Pascal un po' minorato come quello che ad esempio c'era su quegli 8 bit sull'Apple II, dove ad esempio il comando set non c'era, invece qui c'è e ovviamente non poteva che essere che così. Eccoci qui. Questo è il blocco del codice delle parole chiave riservate dal Pascal per l'MC Pascal 68000. AND DIV FILE IN OFF RECORD TYPE UNTIL REPEAT OR LABEL FOR DO ARRAY BEGIN DOWN TO FUNCTION MOD PACKET SET. Qui il set c'è, il var WHILE THEN PROCEDURE NIL GOT OR ELSE CASE CONST AND IF NOT PROGRAM TO E WITH.
Ecco, questo sembrava un Pascal decisamente un po' più completo, perché perlomeno qui il set c'è, il type c'è. Andiamo a vedere la sintassi: MC Pascal 68000 manuale utente. Ecco, questo è un primo programmino di esempietto semplice che si trova in relazione al, per vedere la sintassi. Program, input, output, punto e virgola, const, type, var, function, punto e virgola in fondo. Le assegnazioni venivano fatte con delle variabili con due punti uguali, punto e virgola in fondo, right link, l'uso delle parentesi, end in punto, end con il punto in fondo. Ecco, la sintassi indubbiamente del Pascal 68000 per Amiga era sputata, quindi identica a quella, e rispettava praticamente quella del Pascal della Borland, quindi era un Pascal decisamente fatto bene. Sul manuale invece dell'Atari ST, per trovare un listato completo in Pascal non si trova nemmeno a pagarlo oro, però ci sono vari esempietti. Questo ad esempio è un esempietto per l'uso della function, con la presenza addirittura di variabili locali, punto e virgola in fondo, begin, end, l'assegnazione con i due punti uguali, il punto e virgola in fondo, anche questo rispettava la sintassi di quanto si trovava sul Turbo Pascal. Dunque gente, per farla estremamente corta, questo non era un corso di Pascal ma una sbirciatina dentro i manuali dell'Atari ST per il Pascal e dentro il manuale Amiga per il Pascal. Quindi entrambi manuali erano molto buoni, per quanto il migliore fosse decisamente quello Amiga, anche se il manuale dell'Atari ST non era malvagio. Di conseguenza tutti gli utenti Atari ST ed Amiga non ebbero mai nessun problema a far girare il Pascal sulle loro macchine per sperimentare a casa. Per questa puntata è tutto, un salutone, ciao, alla prossima!